Ciao a tutti, oggi vediamo come si deriva la funzione di tipo x alla n, dove n è un numero. La regola di derivazione dice che devo portare il numero davanti e poi elevare x alla n-1, quindi abbassare di un grado. Vediamo subito un esercizio pratico. Abbiamo una funzione di questo tipo, quindi x alla n, e vediamo subito come derivarla. La regola dice che devo portare il 5 davanti e poi elevarlo a 5-1, quindi alla quarta. Il 4 lo porto davanti, ma con il 3 che c'è già, 4 per 3, 12. Abbasso di grado e quindi x alla terza. Il 2 lo porto davanti, che moltiplicando per meno 2 terzi fa meno 4 terzi, e abbassando di grado x. 6 lo porto davanti e abbassando di un grado x alla quinta. Qui è come se fosse x alla 1, quindi 1 lo porto davanti, che per 5 fa 5, e abbassando di un grado verrebbe x alla 0, che possiamo evitare di scriverlo, quindi rimane 5. 2, vi ricordo che la derivata di un numero fa sempre 0, quindi la derivata prima è questa. Facciamo un altro esercizio. Questa funzione si riconduce esattamente alla tipologia x alla n. Effettivamente non sembra vederla così, quindi riscriviamola in maniera più intelligente. Invece di 1 su x, scriviamo x e per portarlo sopra, quindi va ribaltato, devo ricordarmi di cambiare segno all'esponente, quindi qui c'è x alla 1, diventerà x alla meno 1. Poi il meno 3 lo ricopio e x alla seconda, che è al denominatore, diventerà x alla meno 2. Il più 8 lo ricopio e fratto x alla terza diventerà x alla meno 3. A questo punto sì che questa funzione scritta in questo modo ci sembra proprio uguale alla regola x alla n. Quindi per derivare porto il meno 1 davanti e abbassare di un grado, in questo caso meno 1 meno 1 fa x meno 2. Il meno 2 lo porto davanti, che con il meno 3, meno per meno fa più 6, e meno 2 meno 1 fa x alla meno 3. Poi continuiamo, meno 3 lo porto davanti per più 8, più per meno meno, 8 per 3 24, x alla meno 3 meno 1 fa meno 4. A questo punto riscriviamola in maniera più carina, quindi i coefficienti li ricopio e x alla meno 2 lo porto sotto, ricordandomi sempre di cambiare segno all'esponente. Più 6 lo ricopio e qui diventerà x alla terza. Meno 24 lo ricopio e qui diventerà x alla quarta. Bene, a questo punto alziamo un po' il livello di difficoltà e andiamo a risolvere la derivata di una funzione composta. Quindi la regola è simile a quella che vediamo sopra. Questa volta quindi non abbiamo x alla n, ma abbiamo f di x alla n. La regola, come vedete, è molto identica perché ci dice che devo portare n davanti, così come prima. La funzione la ricopio, così come prima ricopiavamo x, e la eleviamo alla n-1, quindi abbassiamo di grado. Questa volta quindi dobbiamo ricordarci di derivare la funzione stessa. Vediamo l'esercizio. Ho una funzione di questo tipo, quindi come vedete ho un qualcosa alla 8 e un qualcos'altro alla 7. La regola ci dice che devo portare 8 davanti e ricopiare la funzione stessa. 8 lo abbasso di grado, quindi diventa 7, per moltiplico la derivata di quello che ho tra parentesi. La derivata di x alla seconda è 2x. Poi andiamo avanti. 7 lo porto davanti, ma con meno 3 fa meno 21. Devo ricopiare tutta la funzione tra parentesi e la elevo a 7-1, quindi 6. Per, tra parentesi, vado a derivare tutto quello che c'è qui dentro. Quindi la derivata del primo termine, 3 lo porto davanti e abbasso di grado. 2 lo porto davanti e abbasso di grado. La derivata di un numero è 0, quindi chiusa la parentesi. Ecco la derivata di questa funzione. Ora tocca a te. Ecco gli esercizi che ti ho preparato. Dall'1 al 5 sono più facili, mentre dal 6 al 10 sono un po' più difficili. Ti lancio una sfida. Riesci a fare 5 esercizi in 5 minuti? Imposta il cronometro e via! Per oggi è tutto. Se il video ti è stato utile, metti mi piace e lasciami il tuo feedback. Iscriviti al mio canale per non perderti i nuovi contenuti. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è
Se non sei ancora bravo in matematica, è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Sarà un vero onore per me essere la tua personal trainer negli esercizi e sfidarti ogni volta a fare sempre meglio. Ci vediamo al prossimo episodio.